È normale avere sempre fame quando si è a dieta? Prima di rispondere alla domanda, vorrei fare un piccolo appello. La maggior parte delle persone che state guardando il video non siete iscritte al canale. Io mi chiedo perché, se guardate i miei video, iscrivetevi, già che ci siete, cliccate su iscriviti, poi magari cliccate anche sulla campanella così vi arrivano gli avvisi quando pubblico i nuovi video, e ne pubblico 3 a settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì alle 16. E anziché guardare una volta ogni tanto, così avete gli avvisi, così potete vedere tutti i video che faccio e non perdervene neanche uno, perché vedo che mi seguite in tanti, però poi non vi iscrivete. Iscrivetevi, non costa nulla. Secondo alcune persone, quando si è a dieta bisogna avere fame, e se non si soffre la fame vuol dire che la dieta non sta funzionando. Quindi per alcune persone essere a dieta vuol dire soffrire, per alcune persone essere a dieta vuol dire fare la penitenza, per alcune persone essere a dieta vuol dire deprimersi. E questo è un approccio, ragazzi, molto 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 sbagliato, ma molto sbagliato. Essere a dieta non vuol dire patire la fame. Per dimagrire non serve patire la fame. Se sei a dieta, dimagrante, e la dieta è fatta per bene, non è detto che tu abbia fame, anzi, spesso e volentieri, la fame non si soffre neanche lontanamente. Per esempio, tantissimi miei pazienti, messi a dieta dimagrante, mi dicono che non riescono a finire quello che hanno nel piatto perché gli ho dato troppa roba da mangiare, e stiamo parlando di dieta dimagrante, quindi gente che perde peso, gente che perde grasso, lo perde in maniera corretta e lo perde senza soffrire. Lo perde senza soffrire, perché soffrire non vuol dire dimagrire, o meglio, dimagrire non vuol dire soffrire, ma vuol dire mangiare in modo sano ed ipocalorico. Gli alimenti sani sono alimenti ipocalorici di norma, che vanno mangiati in quantità anche piuttosto abbondante. Facciamo un esempio: se io a pranzo mangio del farro con le lenticchie, una porzione di farro e lenticchie sono per esempio mediamente 50 grammi di farro con 50 grammi di lenticchie più un po' di verdura tipo minestrone. Ti viene un piattone grosso così, anzi ti viene più di un piattone, cioè mangi che ce l'hai fino a qui, non ne puoi più perché è veramente abbondante come piatto. Se mangi un bel piatto di pasta da, che ne so, 80-100 grammi con la verdura, tipo ne so, la pasta con le zucchine, e poi mangi anche una bella ciotola di insalata, a quel punto hai mangiato tanto, non hai mangiato poco. Hai riempito il piatto, anzi ne hai riempiti due, perché ti sei fatto un piatto di pasta più l'insalata, quindi c'è tanta roba da mangiare. Se a quel punto ci aggiungiamo pure un frutto, hai voglia. Molte persone non ci arrivano a finire quel pasto lì, perché è un pasto sano, ipocalorico, che però è voluminoso, stai mangiando tanto, e in questo contesto non si soffre la fame. In questo contesto si mangia fino a sazietà nella stragrandissima maggioranza dei casi, a meno che uno non sia abituato a scofanarsi un pranzo di nozze ogni volta che mangia, però quello è un discorso diverso. Ma in linea di massima un'alimentazione sana, corretta, bilanciata, anche ipocalorica, è un'alimentazione sana, corretta, bilanciata e saziante, perché la dieta non è sofferenza, la dieta non è depressione, la dieta non è morire di fame, la dieta è mangiare in modo sano, corretto e, se bisogna perdere peso, ipocalorico. Quindi toglietevi dalla testa l'idea che la dieta è sofferenza, perché l'unica sofferenza la danno le diete sbagliate, l'unica sofferenza la danno le diete fatte a casaccio, a meno che non siano diete di un certo tipo mirate per risolvere un problema di un certo tipo. Ma nella stragrandissima maggioranza dei casi, se la dieta è fatta per bene, la fame non la soffri. Anzi, spesso e volentieri ti senti talmente sazio da non finire quello che c'è nel piatto. Bene, per il momento io mi fermo qui. Come sempre, ti invito a lasciare un like, ad iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto e a condividere il video se pensi che possa essere utile anche per altri. Noi ci vediamo alla prossima, mi raccomando, sempre carica e motivata.